Nostri studi da Andrea Dara, che viene come responsabile organizzativo della Lega Nord di Mantova. Bentornato tra noi. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare SMS e messaggi WhatsApp, il 338 17 19 105. Ricordiamo anche la pagina Facebook. Voi cercate il Gazzettino Nuovo Temporadio, siamo in streaming, quindi ci potete seguire e scrivere contemporaneamente. Allora, dunque io vorrei, magari assieme ad Andrea Dara, appunto, fare un'analisi all'indomani dei risultati degli spogli elettorali, insomma, che sono stati abbastanza particolari, quindi fare un'analisi sia a livello nazionale che a livello locale. Magari la prendiamo da lontana, cominciamo a guardare a livello nazionale e poi anche a livello locale dove ci sono stati dei cambiamenti anche importanti. Ma sì, Come vede l'Italia, insomma, adesso, tanto per cominciare, poi. naturalmente la notizia, quello che ha fatto più scalpore è la vittoria del Movimento 5 Stelle sul sindaco uscente a Torino. Quella è stata una vittoria che nessuno si aspettava. E naturalmente l'altra è su Roma, dove anche lì il Movimento 5 Stelle ha battuto il sindaco, il candidato sindaco sempre del PD, quindi due città enormi che saranno gestite nei prossimi 5 anni dal Movimento 5 Stelle. E naturalmente oggi li vedremo all'opera, sono 5 anni, vedremo i vari risultati che porteranno sia su Torino che sia su Roma. Poi naturalmente ci sono risultati negativi e anche positivi, anche per la Lega Nord, dove comunque. Posso Sì. fermare e leggerle? Andrea, la Lega ha quasi espugnato il Gulag di Bologna. Sì, volevo arrivare anche a questo. In effetti, Sotto chi ha scritto questo messaggio. nessuno mai si sarebbe aspettato che in una città rossa come Bologna, al ballottaggio, la Borgonzoni, quindi la candidata della Lega Nord, arrivasse addirittura al 46-47% contro il sindaco uscente del Partito Democratico che ha preso il 53-54%. E diciamo che ci è mancato veramente poco. Purtroppo il segnale negativo è stato dall'altro lato l'assenteismo, il forte assenteismo delle urne, perché ormai è arrivato pari al 50-52%, quindi diversi elettori ormai sono stanchi di una situazione, secondo me, che non funziona a livello nazionale e sbaglia comunque a stare a casa, perché è l'unico momento in cui potrebbe dire la sua, ma evidentemente, insomma, evidentemente non sono stimolati, nessun partito, nessun movimento riesce a stimolarli a ritornare alle votazioni. Dopo del resto, sì, ci sono altre vittorie importanti. Ma anche per la Lega Nord, perché abbiamo vinto comunque i 99 comuni in tutto il nord Italia, quindi 39 comuni in più rispetto alle amministrative precedenti, quelle di 5 anni fa. Sono stati eletti 33 nuovi sindaci comunque in Lombardia, sono stati eletti 15 nuovi sindaci in Veneto, 7 sindaci nuovi in Emilia, addirittura in Toscana si è vinto in un comune dove da quando c'è la democrazia, da quando si eleggono i sindaci, è sempre vinto il Partito Comunista o il Partito Democratico, e questa volta si è vinto, quindi sono dati, insomma, abbastanza positivi dal Senza nostro punto di vista. dimenticare. Purtroppo Milano e Varese è una sconfitta che brucia, perché comunque Varese, dopo 23 anni che la Lega governava, si è perso, ma questo vale anche comunque per Torino. Dopo 23 anni che governava comunque il centro-sinistra, stavolta è cambiata aria. La sensazione è che chiunque amministri, nella maggior parte dei casi, non in tutti i casi, perché chi amministra bene comunque, vabbè. Infatti Milano è quello, in realtà i cittadini erano abbastanza contenti della gestione di Pisapia, tant'è vero che i sondaggi dicevano che se si fosse ricandidato Pisapia il 75% dei consensi circa avrebbe avuto, quindi probabilmente ha fatto a traino questo, Ma io dico probabilmente. anche sì, potrebbe essere anche questo, ma io dico la mia sensazione è che
c'erano in campo due candidati moderati, quindi Parisi e Sala, che secondo me dicevano tutti e due le stesse identiche cose, e non c'era una grande diversità sui programmi o dal punto di vista politico, non trasmettevano poco e niente, quindi c'è stato questo testa a testa di due moderati la guida, che secondo me ha fatto, diciamo, male a entrambi praticamente, ma ha fatto più male secondo me al centrodestra, infatti ha perso. Questa è la mia sensazione. Parisi secondo me ha trasmesso poco al nostro elettorato, ha parlato poco dei nostri temi, che comunque noi a livello nazionale con il nostro segretario federale Matteo Salvini ribadiamo quotidianamente, e questo secondo me ha penalizzato un po' la vittoria del centrodestra su Milano, anche perché ci ricordiamo che Parisi, e non solo lui, a volte ha criticato i partiti che lo sostenevano, quindi è un'arma a doppio taglio. Poi la sconfitta del PD potrebbe anche essere, lo chiedo a lei appunto come lettore appunto di questi risultati, anche implicato un poco al Premier, che è anche, ricordiamo, segretario del PD, il quale, diceva un giornalista, Travaglio, poi a livello nazionale, insomma, diceva che lui è andato nei vari posti dove c'erano le elezioni a fare propaganda per il referendum, anziché concentrarsi sulle elezioni comunali del posto, insomma. Sì, il problema vero è che la gente si è accorta che questa persona ormai fa delle grandi promesse che poi immancabilmente non vengono mantenute. Cioè, vediamo anche la questione dei famosi 80 euro, che adesso si scopre che diversi milioni di italiani dovranno restituirli. Cioè, fare le campagne elettorali promettendo delle cose per smentirle poi il giorno dopo, questo non paga più. Ormai la gente conosce bene alcuni politici e non ci crede più. Purtroppo questo è il risultato che ha pagato il Partito Democratico nelle urne. In effetti, dei 20 ballottaggi che avevano, ad esempio, con il Movimento 5 Stelle, ha perso in 19, i 19 comuni li ha persi, quindi evidentemente la gente ha recepito bene che questo Premier forse è arrivato al capolinea. Lo vedremo comunque a ottobre con il referendum costituzionale. Certo, stavo guardando diversi messaggi, ne approfitto di uno per cambiare argomento. Dice il centrodestra deve rinnovarsi, dice quello che è, dunque, perché il PD è praticamente quello che è ormai è passato, dice, a cadavere quasi come il PD, dice anche il centrodestra, quindi la coalizione, probabilmente, dice l'ascoltatore, intende dire. Infatti c'è un altro messaggio ancora in cui dice Renzi politicamente morenti, la Boschi è la donna più detestata, la Lega deve dialogare con le nuove forze. Salutiamo Nuccio che ha mandato questo messaggio. E poi un altro messaggio: la Lega ha bisogno di rinnovamento, i risultati elettorali danno prova che la gente è stanca. E questo messaggio ne approfitto per cambiare argomento, cioè cambiare, rimanere sempre lo stesso argomento, però chiedere un pochettino della vecchia guardia, un po' come succede abbastanza spesso. Vediamo per esempio Bossi e Maroni che stanno criticando l'operato di Salvini. Ma sì, non riesco sinceramente a capire per quale motivo critichino l'operato del nuovo segretario federale, perché comunque, leggendo i dati di prima, se abbiamo vinto in 99 comuni, vabbè, abbiamo perso sicuramente in città più grosse, ma come dicevo prima, su Milano secondo me è stato l'errore madornale di fare la mega mucchiata. Io l'ho chiamato riso e fagioli, quindi la stessa minestra riscaldata che ormai non piace più a nessuno, e è stato fatto un grosso errore, quindi la gente non ci ha votato. E detto questo, se le critiche sono costruttive vanno sempre bene, ma qua a me sembra che soprattutto Bossi, ma anche Maroni, critichi la linea del segretario federale Matteo Salvini, che io non concordo, perché vorrei ricordare che 3 anni fa, con quello che successe in Lega con Bossi, Diamanti, la Tanzania e l'arrivo poi di Maroni,
Sì, Salvini ha dovuto prendere in mano una Lega al 3%, perché ci ricordiamo tutti che dopo Bossi subentrò Maroni e stette lì un anno a fare il segretario federale, con una Lega ridotta al 3-4%. A distanza di 2 anni troviamo una Lega che è passata dal 3% a circa il 14-15% a livello nazionale. Quindi se vediamo che portiamo avanti, cioè i risultati, diciamo, le percentuali crescono, e comunque i risultati nei capoluoghi magari un po' più piccoli, non le parlo Roma, Milano, Varese, però negli altri capoluoghi insomma i risultati sono arrivati. Quindi poi a volte mi dà un po' fastidio vedere gente che comunque è 20 anni che comunque siede in Parlamento, o 25 anni che siede in Parlamento, che oggi venga a criticare o addirittura opporsi o dare addirittura lezioni ai nuovi arrivati. Mi chiedo, in questi 20-25 anni dove cavolo erano? Insomma, se pensano di avere la verità in tasca, evidentemente per 20-25 anni avranno guardato oltre, ma sicuramente non accetto che vengano a dare soluzioni ai nuovi arrivati, ma in ambito generale. A volte troviamo politici che dopo 25-30 anni che sono seduti e hanno il culo appoggiato alla stessa poltrona, vengono a dare consigli ai nuovi arrivati. Questo veramente mi fa un po' incazzare. Ecco, quindi sì. Soprattutto le soluzioni, dopo 30 anni che magari sono lì e non le hanno mai trovate. Ecco, questo veramente mi fa arrabbiare. Sicuramente. Restando sulla politica nazionale, ma andando adesso poco per volta, entrando nel locale, invece, vorrei leggere altri messaggi. Ah vabbè, leggiamo prima cosa di Federico. Invece la Lega da sola con quelli che non sono stati eletti funziona, ma dare il centrodestra deve andare unito, dice Federico. Allora, un altro ascoltatore aveva detto che serve rinnovamento, però rinnovamento, sì, ma non vuol dire disunione, effettivamente. Rinnovamento, ma con delle persone nuove, cioè non possiamo, esatto, più presentare persone che sono lì da 30-40 anni, che ormai hanno 60-70 anni, 80 anni, cioè questo è il ragionamento. Cioè, se il centrodestra vuole andare avanti e vuole riemergere, deve cambiare un po' la classe dirigente. Cioè, in alcuni partiti è stata fatta, io parlo di Fratelli d'Italia nella Lega Nord, è stato fatto, e spero che accada anche in Forza Italia. Spero che nasca un qualcosa di nuovo sul post Berlusconi. Io, questo è il mio pensiero. Si rinnova e possono anche nascere idee nuove, alleanze nuove. Il vero problema è che qui mi sembra che ci siano dei politici della vecchia guardia che continuano a guardare, a rimpiangere il passato, però bisogna guardare avanti, non è che guardando indietro o presentando le vecchie alleanze con i vecchi programmi, con le vecchie persone, si possono ottenere i risultati. Non è mai funzionato così neanche nella vita lavorativa, nella vita imprenditoriale. Bisogna sempre guardare in là, e anche nella politica secondo me funziona allo stesso identico modo. L'importante è che ci siano dei progetti ben precisi e che siano condivisi dalla maggior parte del centrodestra. Allora, andiamo dal nazionale, addirittura internazionale, al locale, con questo messaggio. Dara, serve tutela dei prodotti. Noi facciamo i deco e Renzi impone il TTIP, questo accordo internazionale segreto che, insomma, tutti conoscono i capi di Stato e i capi delle multinazionali, praticamente. Ecco, praticamente la risposta è che faranno solo gli interessi delle mega banche e delle multinazionali, quindi sicuramente non daranno una mano le piccole e medie imprese e né i lavoratori che ci lavorano all'interno. Quindi ormai l'Europa è diventata semplicemente l'Europa delle banche, delle multinazionali. Tanto è vero che quando cominciano ad esserci i referendum, lo vediamo, quando cominciano ad esserci i referendum nei vari stati, se decidere o no se stare in Europa o su delle modifiche. E in Inghilterra è in questo momento. Ma sì, ma guardi, l'Inghilterra secondo me rimarrà in Europa, perché hanno già cominciato, perché siccome che i mega banchieri e comunque le multinazionali poi hanno il controllo dell'informazione, perché sono loro che hanno i soldi, hanno il controllo dell'informazione, stanno già terrorizzando psicologicamente i cittadini dal punto di vista mediatico, e li stanno anche già facendo preoccupare dal punto di vista dei mercati, perché queste potenze comunque, queste mega lobby, hanno la possibilità ormai di mettere in difficoltà comunque qualsiasi stato dal punto di vista mediatico, dal punto di vista economico, da qualsiasi punto di vista psicologico. Quindi io mi auguro
che il popolo britannico non si faccia, come posso dire, influenzare da questi eventi. Ma ormai l'abbiamo visto anche in Grecia quando era successo la stessa identica cosa. L'hanno messa in ginocchio, li hanno messi in difficoltà e hanno reagito dicendo: no, vabbè, rimaniamo in Europa perché sennò potrebbe andare peggio. Quindi io sono sì per un'Europa, ma per un'Europa diversa, non sicuramente questa, cioè questa non è un'Europa che fa bene alle piccole e medie imprese, non fa bene sicuramente al popolo italiano. Certo, certamente. Volevo salutare anche chi aveva mandato un messaggio che adesso ho cancellato per sbaglio, lo vado a ripescare comunque. Era una nostra ascoltatrice che diceva che comunque a Guidizzolo c'è un sindaco leghista adesso e lei ama Guidizzolo. Sì, non solo, anche Acquanegra. Ecco, anche in questo caso, tornando al ragionamento di prima, abbiamo fatto una scelta, diciamo, forte, ad esempio, qui in questi due comuni dell'Alto Mantovano, molto coraggiosa. Nessuno, in tanti erano in disaccordo perché era una scelta un po' scellerata, secondo loro, ma a Guidizzolo abbiamo corso con un candidato sindaco della Lega, senza comunque l'alleanza con Forza Italia. Diciamo, c'era l'altro candidato sindaco Desiderati, che era dell'area, insomma, di quell'area del centrodestra, non proprio di Forza Italia, ma diciamo vicini. Era sempre stato sostenuto in passato da Forza Italia e dalla vecchia PDL, insomma. C'era il candidato sindaco comunque del PD e uno del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto la corsa solitaria con persone comunque civiche del territorio di Guidizzolo, e i risultati sono arrivati con il 55% per noi, e a seguire Desiderati del centrodestra, anche lui col 25%, e via via tutti gli altri. Anche a Acquanegra c'era un candidato sindaco, la Monica De Pieri, che conosco bene, una brava ragazza, e si è presentata militante, candidato sindaco della Lega Nord, contro un candidato sindaco del PD e uno di Forza Italia. E anche lì abbiamo vinto, con un bel distacco. Quindi a volte le scelte coraggiose pagano anche. Certo, era un rischio perché dividersi, il centrodestra diviso, cioè voleva dire magari dare la possibilità al Partito Democratico o al candidato sindaco del Partito Democratico di dare la possibilità di vincere le elezioni. In realtà, a volte il coraggio paga, e paga anche la bravura comunque dei candidati in lista per Guidizzolo e in lista anche per Storicamente la Lega, quando decide comunque di rischiare, la fortuna aiuta gli audaci, diciamo così, è già successo anche a livello nazionale, Ma a obiettivamente. volte, soprattutto nei paesi, succede questo. Credo che in futuro si debba attentare anche nelle grandi città, perché vedendo, come dicevamo inizialmente, su Bologna è vero che c'era un'alleanza di centrodestra, ma quando anche il candidato della Lega Nord, abbiamo visto risultati veramente eccezionali. Certo, ci è andata male per un 3% di voti, su Bologna, però ricordiamoci che Bologna è sempre stata storicamente. L'ascoltatore la definiva il gulag. Però a volte bisogna avere coraggio. Io apprezzo a volte il coraggio, ad esempio, del Movimento 5 Stelle, che dice: noi andiamo da soli, e chi ci sta bene, nessuno, vogliamo nessuna alleanza, andiamo da soli, cerchiamo di portare avanti i nostri Allora, programmi e risultati. l'ascoltatrice che scriveva da Guidizzolo è Anna, che salutiamo, appunto, il messaggio l'abbiamo letto Comunque, prima. ieri c'è stato l'insediamento della Giunta e del Consiglio Comunale a Guidizzolo, a cui ho partecipato, e c'era ancora aria buona, sembrava ancora di essere in campagna elettorale, perché la sala consiliare era veramente piena di gente, c'era gente addirittura fuori, e quindi diciamo, questo appassiona, è perché le persone che hanno partecipato le ho viste molto, molto vicine alla squadra che ha vinto, e spero che lo siano anche nei prossimi 5 anni, insomma. Allora, Luisa scrive: perché non accoglie a casa sua un profugo? Capirebbe che sono persone che hanno bisogno e non demoni. Io glielo leggo il messaggio di Ma Luisa. io personalmente, prima di accogliere un profugo, accolgo le persone che vivono a Castiglione da tanto tempo, che magari sono anche in difficoltà, e prima penso a loro, poi penso anche al resto del mondo. Insomma, non dobbiamo
pensare che le persone in difficoltà siano solo quelle che scappano dai territori dell'Africa, cioè basta girarsi intorno a volte e vedere, aprire gli occhi un po' su quello che sta succedendo a Castiglione, ma anche nelle grandi città italiane, per vedere che tanti dei nostri, poi non sto qui a guardare il colore della pelle, perché c'è gente che abita a Castiglione da 20 anni, che era cittadino straniero, oggi si è radicato, comunque si è integrato sul nostro, nella nostra società, che però oggi trova un momento di difficoltà perché ha perso il lavoro, perché il tasso di disoccupazione non è più al 6% come lo era nel 2005-2006, ma oggi è all'11,7%. Se noi pensiamo che in Italia dobbiamo accogliere tutta l'Africa, ben venga, insomma, chiedo alla signora che l'accolga lei l'Africa a casa sua. Allora, un altro messaggio: prima Roma era la drona, adesso Roma è la Mecca, ma per piacere, no? Vuole rispondere a questo messaggio? Ma questi erano i detti di Umberto Bossi: Roma era la drona, nel senso inteso come Roma, come il Parlamento, non Romani, appunto, non i romani, esatto. Dopo ognuno, era l'istituzione, esatto, l'istituzione che oggi comunque Roma capitale, ha 17 miliardi di debito pubblico, Roma capitale, quindi auguri al Movimento 5 Stelle. Sempre secondo questa analisi fatta da un giornalista nazionale, diceva uno dei motivi per cui ha perso Roma anche il PD è stato che diceva: se non votate per noi non si fanno le Olimpiadi. Diceva: i cittadini romani fanno la ola a pensare che non ci siano le Olimpiadi, perché dicono altro indebitamento. Sì, il problema è che anch'io ho sentito una statistica: se si fossero fatte o se si dovessero fare le Olimpiadi, il debito pubblico salirebbe circa 21 miliardi di euro. Quindi 21 miliardi di euro sarebbe una manovra finanziaria a livello nazionale. Quindi infatti, purtroppo, allora, Roma è da 2000 anni che è così. Io non so, sono arrivato il Movimento 5 Stelle, vedremo se dopo 2000 anni riusciranno a cambiare Roma. Dunque, vediamo due messaggi con i quali le vorrei chiedere come vede Castiglione. Invece, proprio andiamo su Castiglione delle Stiviere. Festa di San Luigi, dice un messaggio, con amministrazione assente. Bravi a parlare, anche lei, bravi a parlare ma mai presenti, e la salutano. Uno dice: Franco scrive: ho letto che lei Volpi e Nodari siete già d'accordo su che cosa? Ma partiamo da quest'ultimo, poi dopo mi rilegge la prima. Sì, ma di accordi non ne sono ancora stati fatti in vista delle elezioni del 2017, quindi si sta parlando di programmi, di progetti, si sta discutendo naturalmente, perché sediamo sui banchi dell'opposizione insieme, di quello che è stato fatto dall'amministrazione comunale, e lì in 2 minuti ci abbiamo ragionato, perché è stato fatto poco e niente. Più che altro si sta ragionando, e su questo ci vorrà molto tempo, su quello che bisognerà fare, perché comunque sentendo i vari cittadini, oltre che al centro storico, mi piace sentire molto le frazioni, i quartieri fuori dal centro, perché anche lì nelle periferie ci sono dei grossi problemi di manutenzioni, del taglio dell'erba che non viene fatto in modo adeguato, di tante piccole cose che comunque i cittadini, dalle strade naturalmente, che ormai sono una situazione veramente incredibile. Quindi io credo che si debba parlare in futuro con la coalizione del centrodestra di questi temi di questi temi. Poi si vedrà quello che sarà, andando, c'è ancora un anno di tempo, vedremo se le alleanze potranno essere fatte oppure no, se ci saranno convergenze naturalmente sui programmi. Io credo che di problemi non ce ne siano. E detto questo, come dicevo prima, bisogna fare un rinnovamento, bisogna cercare di presentare dei progetti condivisibili. Io credo che dopo i problemi non ce ne possono essere. Detto questo, Castiglione a me personalmente interessa molto, ma interessa molto perché sono una persona che ci vive a Castiglione. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sia un cambiamento della giunta attuale. Secondo me ci vuole un sindaco, e ci vuole comunque un consiglio comunale e degli assessori che siano a stretto contatto con il territorio, quindi con le varie periferie, le varie frazioni, perché questo è molto importante. Se non si sta in mezzo ai cittadini, a volte non si riescono a vedere i veri problemi che tutti i giorni e quotidianamente hanno gli stessi cittadini.
Io credo che Castiglione non abbia bisogno di mega opere pubbliche, ma abbia bisogno di una grande manutenzione stradale. Abbiamo le strade, come ho detto prima, che sono veramente un colabrodo, abbiamo marciapiedi che non sono, che le manutenzioni non vengono fatte ormai da 20 o 30 anni, abbiamo i tagli del verde che non vengono effettuati oppure vengono effettuati male, abbiamo situazioni comunque anche dal punto di vista comunque del turismo su Castiglione o di manifestazioni o di portare Castiglione comunque, di far portare Castiglione dei turisti che in questo momento non è stato, cioè praticamente non è stato fatto, quindi dobbiamo puntare su questi temi, ma ce ne sono altri, adesso io ho detto certo, due o tre, però si sta ragionando anche su altre cose che naturalmente terremo via per la campagna elettorale. Bellissimo. Perché non si può dire tutto in anticipo, sennò qualcuno ci copia anche, quindi devo fermarla. Grazie tantissimo ad Andrea Dara, ricordiamo Andrea Dara, responsabile organizzativo della Lega Nord di Mantova. Grazie a tutti.